Eccoci di nuovo ragazzi sul canale d'animaggio, parte 5 della storia di Mortal Kombat 1, Evasione, strana scienza, capitolo 5. Continuiamo da qui. Tenetela a terra. Ora o mai più, Shang Tsung. Qua rivediamo come Kenshi diventa cieco. Poi nella prossima sarebbe morta, ma vabbè. Dettagli. Interferire con le cure di tua sorella e causare scandalo nel regno, svelando la sua malattia. Cosa? Alla faccia delle fake news! Ma non è vero! Goro non tan grazioso. Le bugie dei terrestri mi disgustano. Dovremmo imprigionare i terrestri e il Tarkatan che si nascondeva all'esterno. Almeno finché l'imperatrice non deciderà di rispondere a questa incursione. D'accordo. D'accordo? Non Kenshi l'hanno portato via. Questo incidente dimostra la malafede del regno della terra. Dobbiamo colpire per primi come autodifesa. No, non ha alcun senso. Deve esserci un equivoco. Qua arriva Quan Chi. Ciao ragazzi, sono Marco Berri. No, non è Marco Berri. Quan Chi, Quan Chi Berri. Scherzo. Purtroppo non c'è nessun equivoco, principessa. Questa invece è la conferma della mia profezia. Lasciato libero, Liu Kang si impossesserà del regno esterno. Mi scuso per non essere intervenuto prima, a difesa di tua sorella. Per fortuna, ha ricevuto la sua cura. La principessa è al sicuro, ma la minaccia terrestre ancora permane. È vero. Quan Chi, secondo te quando ci attaccheranno? Presto. Gli eventi di oggi erano già stati previsti nell'ultima quartina della profezia. Dunque ho ragione. Dobbiamo agire subito, principessa. Riferirò i tuoi pensieri all'imperatrice. Deciderà lei. Rin, Tanya, assistetemi. Cos'è successo davvero qui, stregone? L'interruzione del trattamento opera dei terrestri è stato un caso fortuito. Volevano catturarmi e condurmi da Liu Kang. Cosa? Perché? Questo devo ancora scoprirlo. Nel mentre, gioiamo della nostra buona sorte. L'arrivo tempestivo dei terrestri ci ha fornito l'incentivo per convincere l'imperatrice a fidarsi della profezia di Quan Chi. Il conflitto con il regno della terra adesso è inevitabile. Non necessariamente. L'imperatrice non ha mai desiderato conflitti. Se dovesse opporsi, allora verrà deposta. Il regno esterno ha bisogno di una guida forte. Che potresti fornirgli tu, ad esempio? Se il mio regno lo chiedesse, allora sì. Uccidete i terrestri. Non devono fare rapporto a Liu Kang. Oh, così la loro morte seminerà ulteriore animosità tra i regni. Due piccioni con una fava. La nostra benefattrice ne sarà molto lieta. Le servono due regni in guerra, non sull'orlo di essa. Così potrà conquistarli entrambi. E noi potremo regnare al suo fianco. Prima che mi trovasse a morire di fame in miniera, mai avrei immaginato un simile futuro. Ma molto presto
Grazie a lei saremo tramutati da servitori a dominatori. La faccia netta piacenta, eh? Strana scienza, baraka. Ma sta benissimo questo essere. Schifo è. Te dovremmo liberarci con Baraka adesso. Baraka e burattini. Stai impiegando davvero un'eternità. Se tu potessi vedere, capiresti perché. Temo che non sia possibile. Continua a parlare. Mi aiuta a occupare la mente. Raccontami di te prima che ti ammalassi. Gli affari andavano bene. Avevo clienti in tutta la costa di Fartak. La mia famiglia era agiata, felice. Poi il Tarkat si è preso mia moglie e poi i miei figli. Io sono condannato a vivere per ora, mentre si diverte a dilaniare il mio corpo lentamente. Che postumi. Kenshi. Maledizione. Fa tanto male. Un male atroce. Mi hai salvato. Non lo dimenticherò. Tuttavia potresti rimpiangerlo. Che cosa? Che cacca. Da quando è che siamo finiti sul set di un film horror? È il vero laboratorio di Shang Tsung. Siamo sotto al luogo di prima. Quella era solo una facciata. Mi ricorda quel film da quattro soldi che girai agli esordi. Le fosse di carne. Davvero inguardabile. Apertura di porta pesante. Un tantino un po' pesante, come diceva il mago Gabriel. È la guardia. La reptile, la guardia da lontano. Infatti è reptile. Non come sembra lui. Beh, gli hanno cavato gli occhi. Che dici? Ecco, tieni, per il dolore. È da infami accettare tutto ciò. Siete prigionieri di Shang Tsung. Egli è il mio padrone. Ha la mia famiglia. La ucciderà se disobbedisco. Gli occhi li ho proprio portati via, bulbi oculari. Povero Kenshu. Ho scelto te. Per imparare come mutare forma. L'hai imparato da te? Che c'è? Sto giocando. Sto giocando, Rebecca. Anch'io. Anche tu? Sì. E vai a finire di giocare col telefono. Papà adesso arriva. Guarda, finisce questa parte e arriva. Ok? 10 minuti e arrivo. Vai a vederti il telefono, vai. Stai nel letto. L'abbiamo visto fare. È davvero incredibile. Come funziona? Puoi assumere tutte le forme che desideri. Posso solo passare da questa alla mia forma originaria. Wow. Sei uno zaterrano. Voi potete cambiare forma. Nessun altro può, eccetto me. Zaterrano. Da gracioso. Pronti? È giunta l'ora. L'ora di cosa, stregone? Degli esperimenti di replicazione. Verrete tutti vivisezionati e i vostri organi assemblati per generare nuove creature. Naturalmente la procedura è letale. Liu Kang te la farà pagare cara, vedrai. Presumendo che venga a conoscenza dell'accaduto.
Ma quando avrò finito, di voi non sarà rimasta alcuna traccia. Tornerò a breve per monitorare i progressi. Adesso devo occuparmi di alcune faccende. Non sei costretto a farlo. La scelta è tra voi o la mia famiglia. Bastardo. Scherzo. Mettili nelle camere. Che c'hanno? Non è che senza pietà? Clone Tarkan. Ah, mi sta combattere anche con personaggi che non ci sono nella storia. Non credo quello sia. Oh, che cazzo è? Aspetta un attimo, devo vedere le mosse qua. Lama sanguinaria, avanti, indietro, quadrato. Stili lama, giù, indietro, quadrato. Sicuramente baracca giù, avanti, triangolo. Giro della morte in agio anti tria. Cane maledetto. Andavo con Glau. Pugnalata giù indietro quadrato. Aspetta quello. Vaffanculo. Speciale. Molto bene. Ah, un altro clone? Ah, ce ne sono quattro addirittura. Bella sta parte che ci fa combattere contro esseri continuamente. Dimmi te, speciale. Di taccona. Tre, ce ne sono ancora due. Speciale. Chia. Fatality istantanee, cioè scoppiano la Kenshiro i nemici. Quella roba immonda lì dietro. Sentate questa buffonata. Tan grassioso. Fate fior la cretina. All'ultimo non è scoppiato. Nulla di più orribile. Hai parlato troppo presto, Tarkan. Ma chi è? Questo chi è? Super Tarkatan. Pezzo di caccona. Non è ammazzato. È stato un doppio cameo. Oh, cameo, cameo, perché sei tu cameo? Si scherza. Ma va, fa un culo io.
Ma chi se ne frega del Super Tarkatan, no? Baracqua vincola. Angrassiola. Cane maledetto. Speciale. Del quadrato del lancio della lama. Sono finito. Per questo Shang Tsung mi punirà torturando la mia famiglia. La pagherai per quello che dovranno soffrire. Ma ha due bocche quella a fare dietro. C'ha una bocca sull'orecchio. Non è uscito benissimo come esperimento. Ci mancava. Cane. In realtà non lo prego già. Riuscirai a farci. Ti fermerò. Fight. Fammi ridere, Che figlio di cretina. Ce ne andiamo. Uccidetemi. Se muoio, forse risparmierà la mia famiglia. No, io non ti ucciderò. Sarebbe un gesto di pietà, anche se dopo quello che ho fatto non la merito. Stavi proteggendo la tua famiglia, io avrei fatto lo stesso. Ma Baracca è un buono alla fine, Che cosa è successo qui? Sarsot, razza di idiota. Hai lasciato che rovinassero tutto. Ce ne andiamo, stregone. E tu verrai con noi. Liu Kang vuole parlarti. Ma prima dovreste riuscire a prenderli. Ho un brutto presentimento. Un polverone verde? I miei saluti, cari signori. Rallegrati, Saizo. Finalmente potrai riabbracciare la tua famiglia. Sono morti. Li hai uccisi. Molto, molto tempo fa. Odio avere questioni in sospeso. Bastardo. Dobbiamo andarci. Quanto tempo era che non vedeva la famiglia lui poi? Vabbè. Farsi due domande. Mandare un WhatsApp alla famiglia. Scherzo. Cos'è questo? Ah, un minigioco? Colpisce R2, non pensavo ci fosse questo. Ah, sono morti tutti, ho fallito. Guarda che vomitano.
Ho sbagliato, ma non sapevo come dovevo schiacciare. Vabbè, facciamo rivincita. Ripetiamo. Ma non ho capito cosa devo schiacciare. Ah, devo schiacciare tantissimo. Stare insieme. R2. Ora. Vai. Schiacciare. Veloci. Seguitemi. Era un super veleno, tra l'altro. Lasciatemi. Vi rallenterei soltanto. Cosa? Se Shang Tsung ti trova qui, ti ammazza. Guardami, Cage. Sono inutile. Ormai la mia vita non vale le vostre. Ehi, non puoi arrenderti. I Taira contano su di te, ricordi. Noi ti riporteremo a casa e troveremo il modo di aiutarti. Intesi? Non fermiamoci. O ci prenderanno. Dobbiamo portare Kenshi al portale di Sundu. Posso portarvi fino alle porte della città. I Tarkata non sono ammessi all'interno. Vi porto io a destinazione. È il minimo che possa fare per voi. Ah, questo posto sembra pianeta maledetto. Nel secondo tempo c'era una foresta... La scena della manticora? Sì, è stato un vero delirio girarla, ma è uscito un capolavoro. Me la ricordo perfettamente. Questa è la foresta vivente. Ma le foreste non sono tutte viventi? Ma non tutte hanno alberi che custodiscono le anime dei morti. Wow, aspetta. Dentro ci sono i fantasmi. Sì, ma non sono cattivi. Conoscete qualcuno qui dentro? Alcuni parenti alla lontana. Di certo non Zaterrani. Perché no? Perché il sangue caldo non ci vogliono. Così ci siamo isolati nella provincia sotterranea di Zikandur. E come hai incontrato Shang Tsung? Poiché posso assumere forma umana, sono considerato un mostro tra la mia gente. Sono fuggito per il terrore. Infine mi sono unito a uno spettacolo itinerante. Ho scoperto che c'è chi è pronto a pagare per vedere il mio dono. Allora Shang Tsung era solo un imbonitore. Ci siamo incontrati e ha scoperto il mio dono. Quando ha iniziato a praticare la stregoneria voleva studiarmi. Al mio rifiuto ha preso la mia famiglia in ostaggio. Beh, un'offerta che non si può rifiutare. È pericoloso. Architettato un piano. Lui, sì. Generale Shao. Se non sbaglio, questo che mette la voce a Reptile è quello che doppiava il Satan, mi sembra, di Dragon Ball. Ispirano qualcosa. Cioè il padre di Junior, cioè Piccolo, il grande, certo. Il grande mago. Conosco Piccolo. Solo alcuni dettagli. Che succede? Ci ha mandato degli altri demoni. Ehi, non... Ma bastarda. Ogni morto in più tra voi mi avvicina alla mia assoluzione. Chi è questa qua già? Spargere il vostro sangue mi avvicina di un passo alla luce. Fight. Azara. Ce l'avevo usata già. Niente graziosa. Dai, dammi una mano, su, via, vada. Speciale. Uccidermi non assolverà i tuoi peccati. Carolina!
speciale. Sotto al ponte di Baraka c'è Pirin che fa la caca. Le donne non si toccano neanche con un fiore, ma con le lame sì. Scherzo. Ma pezza di merda. Te firma, cretina di affa. Chiunque tu sia, non siamo demoni. Se non siete demoni, chi siete? Lui è di Zaterra. Io sono di Edenia. O almeno lo ero prima di contrarre il Tarkat. Dal regno esterno? Dovete perdonarmi. Sono felice di non avervi ferito in modo permanente. Ma come? Ma sta dalla nostra parte adesso, quello. E questo che cos'è? Ah, non preoccupate. Allora, chi è la nostra fan fatale? Sono Ashra. Fatale, sembra demone. Una bambina. A me sembri umana. Medicina, e questo male... Daniele, smettila. Ce lo hanno spiegato i monaci. Ma dormivi quando eri a lezione? Durante quella di sicuro. Quel reame è un inferno. Sul serio. Non mi dire. La mia forma è quasi umana, perché ho purificato dal male gran parte della mia anima. Quando avrò finito, anche l'ultimo tratto del mio aspetto demoniaco verrà cancellato. Perché eri inseguita dai demoni? Sono stati inviati da Quan Chi, il mio ex padrone. Facevo parte della sorellanza dell'ombra. Lui desiderava, e in realtà ancora vuole, imporre il suo dominio sui regni. Ma ho disertato quando ho capito che non potevo aiutarlo a distruggerli. E quindi adesso lui ti vuole morta? Precisamente. Ho lasciato il regno occulto per seguire Quan Chi. Sta progettando dei dispositivi in grado di rubare le anime in massa. Testerà il primo prototipo sui morti che risiedono nella foresta. Perché vuole rubare anime, Ashra? Per il loro potere. Non so quale sia il suo scopo, ma so per certo che è in combutta con un altro potente stregone. Shang Tsung. Dannazione! Quel tizio è ovunque. Sei sicura che Quan Chi sia qui? Il mio Chris lo percepisce. È qui vicino. No, no. Tu vieni a casa. Abbiamo una missione. Quan Chi può condurci da Shang Tsung. Il vostro Liu Kang ha ragione. Shang Tsung è pericoloso e va eliminato. E io vi aiuterò. E anch'io. Temo abbiano vinto i sì. Mozione approvata. Ashra, facci strada. Speciale. Chris reagisce. Le emanazioni maligne si stanno intensificando. Quella è un'arma potente. Ed è una perfetta alleata. Lei si occupa di trovare il maligno per me. Io lo elimino e mi purifico. Ok, capisco. E sono a favore dell'autoaiuto. Ma perché una demone dovrebbe desiderare di essere meno malvagia? Ho passato un'eternità da dannata nel regno occulto, arrivando a pensare che fosse l'unica vita possibile. Poi ho visitato il regno della terra e il regno esterno. Ho visto un modo migliore di vivere, ma per poterlo ottenere prima mi devo purificare. Le mie sorelle si sono infuriate per il mio tradimento. Chi è Jataka mi hanno immediatamente dato la caccia. Anche Quan Chi è un demone? In realtà, lui è un esterno, ma ha preso le arti della magia oscura che sono necessarie a raggiungere il mio regno. Ma che schifo. Sai per quale motivo è in combutta con Shang Tsung? Hanno una benefattrice comune che li ha strappati all'oscurità e insegnato ciò che sanno. Non l'ho incontrata, d'accordo. Ma è fuori di dubbio che sia una strega dotata di un potere eccezionale. Quan Chi è molto... Che c'è? Ma non vai vicino alla mamma? No. Perché? Perché io ho il telefono, dove sta? E vai a vedere, di là te l'avevo lasciato. Ti ho lasciato la camera da letto. Vai in camera da letto, vai. Io adesso arrivo, finisco qua, tanto è finito. Credo. Vicino.
contributo. Davvero eccellente, Nitara. Nitara. Ma mi occorre anche il tuo. Io e Darius ci abbiamo pensato, signore. Non cercare nemmeno di ritrattare, Avik. Vogliamo la garanzia che farai come dici. Ha mantenuto la parola data ai veterani di Nitara. Ecco la tua garanzia. Sarin ha ragione. Grazie alla magia di Quan Chi, ora la mia gente non deve più temere la luce del sole. Finalmente siamo usciti dall'oscurità. Puoi stare tranquillo. Avrete sortilegi che faranno cadere il governo del Regno dell'Ordine. E quando li riceveremo, Quan Chi? Dopo l'attacco al Regno della Terra, che sarà lanciato solamente se dimostreremo per tempo l'efficacia del Rubale. Ha una mano strana, però. Cantinare di Quan Chi in lontananza. Il regno della terra è in pericolo. Ogni ruba anime miete centinaia di migliaia di vittime. Se ne schierasse un'intera batteria, moriranno a milioni. Dobbiamo fermarlo. Mi occupo io di Quan Chi. Voi quattro invece occupatevi degli altri. Ehi, fermo amico. Tu non andrai da nessuna parte. Hai sentito? Moriranno a milioni. E proprio per questo non puoi intralciare la nostra azione. Ora, dammi la spada. Perché? Dammela e basta. Johnny Cage usa la spada, poi. Non ha senso una roba del genere. Magli dà la sua. Cosa? Non posso. Non se hai salvato la mia vita. È tua. Speciale. Guarda un po' il personaggio di Ghost of Tsushima protagonista. Se avesse una saggina. Salita verso l'alto. Azra. Quindi dobbiamo usare Azra nella prossima parte. Torniamo al menu principale come sempre. Bene ragazzi, questa era la parte 5 di Mortal Kombat 1 della storia. Ritorniamo presto sul canale d'animaggio. Un saluto a tutti. Iscrivetevi. A giorni poi arriverà anche Black Myth Wukong, che prenderà il canale come serie principale. Torniamo presto, ciao a tutti. E affa. Dillo anche te. Dio fa. No, non si dice. Ciao ragazzi.